campionato Fiorentina. Benvenuti in questo nuovo episodio. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Ci colleghiamo adesso con lo stadio per la diretta della partita. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che stadio magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. Secondo le indiscrezioni del prepartita, si disporranno in campo con il 4-5-1. Questo modulo è utile quando una formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto. Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco. Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave. La punta giusta, là davanti, può far fruttare al meglio la decisione di schierare 5 uomini di centrocampo anche nella fase offensiva. Diamo il via alla partita. Adli. Bella apertura. È pronto al tiro. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ha tirato da buona posizione e poteva fare sicuramente meglio. Delusione comprensibile. Attenzione al tiro. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ci prova con un pallone profondo. Prova il tiro. Una bella giocata nello spazio. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Chance per tirare. Beh, questa è proprio una ciabattata, eh. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. L'arbitro dice basta, manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita per quanto riguarda dedizione e sacrificio, ma di certo un gol costringerebbe le squadre a giocare a viso aperto. Inizia adesso il secondo tempo. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Vediamo se può capitalizzare. La mette dentro il rasoterra. Primo cambio per loro, l'allenatore vuole modificare qualcosa. Adli,
Pensa al tiro e ci prova. La volante di quest'oggi è diventato ha colpito con grande rapidità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Ha spazio davanti a sé. Conclusione. Terracciano si supera. Tenta nuovamente. Hanno trovato il gol. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. E forse questo è il momento di cambiare qualcosa. Che ne dici, Luca? Kane! Fuori di poco, sfortunati qui. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Questo errore potrebbe essergli fatale. Tenta la conclusione. Portiere battuto, rete! E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena. Non si può commettere una papera del genere in quella zona di campo. Kane ha fatto bene a crederci. Non tutti si sarebbero aspettati un errore in una zona così arretrata. Ha segnato all'80° minuto, numero 20. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Ci prova con una palla bassa. Va alla ricerca di un compagno davanti. Deve solo tirare. Ecco il tiro! Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Si dispera e giustamente sa bene che si è mangiato un gol già fatto. Avrebbero potuto vincerla lì. Ora dovranno anche stare attenti a non perderla. Non c'è più tempo, finisce qui. Si chiude in parità, i tifosi possono comunque tornare a casa soddisfatti. È stata una gara intensa che ha proposto diverse occasioni, seppur non sfruttate. Kane ci ha regalato una prestazione di altissimo livello, coronata dal premio di migliore in campo. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? Hanno offerto una prestazione troppo scialba, come se volessero portare a casa la vittoria con il minimo sforzo indispensabile. È giusto che finisse in parità. Siamo ai saluti finali. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. In grafica possiamo vedere tutti i risultati della giornata e la classifica della competizione. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Se ti è piaciuto questo video metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. A risentirci al prossimo episodio.